Leonardo Gatti Restauro, studio e laboratorio specializzato nel restauro e nella conservazione dei beni artistici e delle superfici architettoniche, riconosciuto dalle soprintendenze del territorio nazionale. Da oltre 30 anni ci distinguiamo per la serietà, la professionalità e la qualità del lavoro svolto. Per qualsiasi informazione, preventiva o consulenza, potete contattarci telefonicamente o attraverso il nostro sito internet www.leonardogattirestauro.it. Benvenuti alla nuova puntata della Buona Notizia, l'approfondimento settimanale curato dal Centro Diocesano per le Comunicazioni Sociali. In copertina la Voce del Popolo dedica ampio spazio al grido d'allarme dei comprensori sciistici bresciani. Raccontiamo nel fatto invece un viaggio con i diciottenni che ci raccontano cosa significa vivere la pandemia con il distanziamento sociale e con la didattica a distanza. Nelle pagine di Brescia invece abbiamo cercato di descrivere come la città risponde all'emergenza freddo e quindi alle tante povertà presenti sul territorio. Veniamo ora ai servizi televisivi di questa settimana. L'apertura è dedicata al Vescovo Pierantonio che ha scritto un messaggio e ha fatto un video messaggio per le famiglie e le comunità bresciane. Nel secondo servizio raccontiamo invece il 485esimo anniversario della Compagnia di Sant'Orsa. Poi ci spostiamo a raccontare un percorso formativo, Cine Young, un'esperienza formativa promossa dall'ACEC Brescia. E infine siamo andati a Poncarale, a Borgo Poncarale, per ascoltare come le comunità si stanno preparando a vivere questo tempo d'avvento. Le quattro parole di questa settimana sono con Simona Orlandi, presidente dell'associazione Casabete Onlus. Il commento al Vangelo da questa domenica, prima domenica di Avvento, è curato da Don Matteo Ceresa, sacerdote in servizio pastorale a Nave. Vegliate perché non sapete quando il padrone di casa arriverà. Il Vangelo di Marco ci introduce nel tempo dell'attesa, nel tempo dell'Avvento. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento». Vegliate. È questo l'invito che per tre volte il Signore Gesù ci rivolge in questa prima domenica di Avvento. Il vegliare non è un'attività immediata, lo sa bene Gesù che vedrà i suoi discepoli cadere nel sonno incapaci di vegliare con lui un'ora soltanto nel Getsemani. Ma vegliare è qualcosa che fa fare fatica anche a noi. Pensiamo a cosa significhi vegliare accanto a una persona malata a cui vogliamo bene, o il vegliare di chi lavora la notte. La vita intera è una veglia, un attendere qualcosa, qualcuno che ci dia pace, che ci dia gioia, che ci dia forza. E davanti alle nostre fatiche quotidiane sarebbe molto meglio e più comodo starsene tranquilli, magari a riposare. E ci vuole tanta costanza e anche tanta forza per andare avanti, quante volte lo pensiamo. Le cose importanti della vita però accadono all'improvviso, o siamo pronti o non lo siamo. Per questo Gesù usa l'immagine di un uomo che ha dato potere ai suoi servi e a ciascuno il suo compito. Siamo noi quei servi e a ognuno il Signore ha dato il suo compito, il suo posto nel mondo, un posto che chiede di essere svegli in attesa di accogliere chi ci chiede di operare secondo il dono che abbiamo ricevuto. È come un uomo che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque. Voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte, o al canto del gallo, o al mattino. L'Avvento ci prepara al Natale.
ma il Vangelo ci invita a guardare anche alla venuta finale del Signore. Chi veglia non resta addormentato. E per noi cristiani il vivere il comandamento dell'amore non è qualcosa di vago, ma è una carità che si rende operosa, che sa riconoscere la presenza di Cristo nel fratello bisognoso. Ecco allora il nostro vegliare che diventa una carità concreta, diventa lo stile di una vita, come ci insegnava il Vangelo di domenica scorsa. Un vivere, cioè, come il lievito fa per la pasta. San Filippo Neri diceva che il paradiso non è fatto per i poltroni. Il vegliare che il Signore ci chiede è un vegliare attivo, perché quel compito che Lui ci ha dato lo possiamo portare a termine per il regno di Dio. Fate in modo che, giungendo all'improvviso, non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi, lo dico a tutti. Vegliate. Un cristiano che vive senza attesa è un cristiano superficiale. Il cristiano per natura attende. E ciascuno di noi è chiamato alla gioia dell'incontro con il Signore, una gioia che per essere vissuta pienamente chiede a tutti di restare svegli. Come due innamorati che attendono di incontrarsi hanno nel cuore un desiderio grande l'uno dell'altra, possa essere così anche per noi. Avendo chiaro davanti a noi il desiderio di incontrare il Signore, allora potremo sì vegliare e vivere una vita in continua tensione verso il bene. Diversamente, tutto ci farà addormentare. Il videomessaggio del Vescovo Piero Antonio per l'Avvento. Ascoltiamo le parole di Monsignor Tremolada che si rivolge alle comunità e alle famiglie bresciane per invitarle a vivere bene questo periodo importante dell'anno liturgico. Carissimi fratelli e sorelle nel Signore, carissimi sacerdoti, carissimi diaconi, consacrati e consacrate, questo Natale sarà un Natale un po' diverso dal Natale degli anni passati. Siamo ancora in un clima di incertezza e anche di preoccupazione. Tutto andrà svolto e già deve essere svolto tutto con grande serietà e con grande prudenza. Ma forse questo Natale potrà essere più vero, magari un po' meno consumistico, un po' meno turistico, forse potrà essere più essenziale, potrà essere più autentico nella sua verità, più ispirato a quel mistero dell'incarnazione che costituisce l'essenza della dimensione cristiana del Natale. Ecco appunto il mistero dell'incarnazione. Dio con noi, Dio in mezzo a noi, Dio che si fa uno di noi, come dice San Giovanni nel suo Vangelo, il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E il mistero dell'incarnazione ci ricorda la grandezza e la dignità dell'umano, il mistero di Dio che si unisce alla nostra umanità, davvero pone il sigillo su quella che è la grandezza, la nobiltà dell'umano. E vorrei proprio che il Natale del Signore e l'Avvento che lo prepara fossero contraddistinti da questa attenzione alla grandezza e alla dignità dell'umano che il mistero del Natale ci ricorda. Mi vengono in mente tre parole che potremmo richiamare e che mettono a fuoco meglio questa grandezza: l'accoglienza, la tenerezza, la fraternità. Ecco, il cammino dell'Avvento e i giorni del Natale mi piacerebbe venissero caratterizzati da questa attenzione alla dimensione umana che viene trasfigurata dal mistero di Dio, nella forma dell'accoglienza, della tenerezza e della fraternità. Vi auguro un cammino di Avvento che sia accompagnato e sostenuto dallo Spirito del Signore e che ci disponga ad accogliere con gioia il grande dono del Natale. Vi benedico di cuore. Il 25 novembre di 485 anni fa nasceva la Compagnia di Sant'Orsola. A Brescia è stato ospitato un convegno nel quale è stata ribadita l'attualità del carisma di Sant'Angela Merici. Al termine del convegno il Vescovo Piero Antonio ha presieduto la Santa Messa.
Il 25 novembre, in occasione del 485° anniversario della fondazione della Compagnia di Sant'Orsola, sul nostro canale YouTube abbiamo ospitato un pomeriggio di riflessione. Gianpietro Belotti del Centro Mericiano è intervenuto su La fondazione della Compagnia di Sant'Orsola fra storia e contemporaneità. Beh, innanzitutto Angela Merici è complessivamente di una modernità straordinaria. Di una modernità straordinaria prima perché è vissuta in un'epoca nella quale si cercava di focalizzare le peculiarità dell'umano. In secondo luogo perché Angela Merici propone alla donna un destino incredibile, la sponsalità con Cristo vissuta nel mondo. Per la prima volta nella storia la donna poteva vivere liberamente un destino diverso tra matrimonio e monacazione, poteva vivere la propria realizzazione all'interno del mondo. Per far questo propone alla donna un cammino di forte libertà spirituale e umana, un cammino estremamente libero nel quale la compagnia ha il compito di coordinarlo, di realizzarlo e di guidarlo. Quindi l'attualità di Angela Merici oggi significa riproporre alla donna il nucleo portante della sua esistenza, l'interrogativo cioè sul suo destino e sulla sua storia. Durante il Vespro Carla Osella ha tenuto la riflessione, mentre la Santa Messa è stata presieduta dal Vescovo Tremolada. Sarebbe bello capire in che senso e in che modo questo carisma è veramente attuale per le nostre ragazze, le nostre giovani, in vista di una forma di consacrazione di cui la Chiesa non può non aver bisogno. Capire quale forma assume oggi il grande carisma che Sant'Angela Merici ha suscitato nella Chiesa e trasformarlo in proposta per le nuove generazioni è un compito che forse dobbiamo assumerci. Cine Young è un percorso di formazione per i docenti, pensato dall'ACEC Brescia in collaborazione con diverse realtà e istituzioni del territorio. È un percorso formativo per docenti per apprendere come il cinema possa essere una risorsa in campo educativo. L'ACEC Brescia ha promosso, in sinergia con i più importanti enti formativi, un nuovo corso di formazione inserito nelle linee strategiche del più ampio progetto Cine Young, per scoprire il linguaggio del cinema nei contesti educativi e formativi. Il progetto, che si rivolge a insegnanti, educatori e volontari delle sale della comunità, vede la collaborazione di diverse istituzioni: l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, l'Ufficio per le Comunicazioni Sociali della Diocesi, l'Ufficio per l'Educazione, la Scuola e l'Università e la Fondazione Brescia Musei, grazie alla partnership con il Cinema Eden. ACEC Brescia, in collaborazione col Cinema Nuovo Eden di Brescia e la Diocesi di Brescia, ha organizzato un ciclo di 7 incontri destinati principalmente agli insegnanti delle scuole primarie e secondarie, comunque di tutti gli ordini di grado, e anche agli educatori e ai formatori delle sale della comunità e delle realtà diocesane, comunque come oratori e percorsi di formazione. In questi incontri tratteranno principalmente del cinema come strumento di formazione e di educazione, partendo dagli arbori, quindi dall'ABC del cinema con Patrizia Canova, approfondendo le questioni relative al marketing, comunque come usare il cinema come strumento di formazione ma anche di pubblicità, grazie a relatori come Matteo Asti, Chiara Belotti, Arianna Prevedello, e che quindi potranno darci una visione a 360 gradi del mondo del cinema e di come usare questa forma di comunicazione nei nostri ambiti, negli ambiti della comunicazione e appunto dell'educazione. Il corso si terrà principalmente online, purtroppo date le condizioni attuali dei decreti e di distanza, ma ciò non toglie che possa essere un'opportunità veramente molto bella per approfondire questi argomenti, per portare a casa qualcosa che può servirci in tutte le nostre in tutte le fasi della nostra vita, dell'educazione e quindi nell'approfondimento, sia
per gli insegnati, ma sia anche per chi non è insegnante, ma è semplicemente un volontario di una sala della comunità o di una realtà oratoriale o diocesana. Il progetto è finanziato dal MIUR e dal MIBACT. Il percorso, che per ora viene erogato solo in modalità online, si è aperto sabato 21 novembre con Patrizia Canova, che ha proposto un breve viaggio nei codici del linguaggio cinematografico. La pastorale al tempo della pandemia, siamo andati a Poncavale e a Borgo Poncavale, ascoltiamo le parole del parroco Don Marco Compiani. Il parroco di Poncarale e Borgo Poncarale, Don Marco Compiani, nelle scorse settimane ha raccolto in un piccolo volume le lettere inviate alle due comunità durante la pandemia e le omelie. «Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo». Il versetto del Vangelo di Matteo, che aveva accompagnato nel 1999 l'ordinazione sacerdotale di Don Marco e dei suoi amici di seminario, è stato scelto dallo stesso sacerdote come titolo del libro che ha consegnato ai fedeli delle due comunità. Queste pagine permettono di riguardare con lucidità il vissuto di questi mesi. Le due comunità ora, pur con le restrizioni previste dai decreti della Presidenza del Consiglio, si sono preparate per vivere bene il cammino di Avvento. La seconda ondata ha limitato enormemente quelle che sono le attività, evidentemente, però la gente esce per il lavoro, esce a fare la spesa, alla messa, seppur molto meno di prima, la gente continua a venire. Ecco, che cosa noto fondamentalmente? Noto che non ci sono più, è brutto dirla così, ma non ci sono più le famiglie, i ragazzi, si cerca di rimanere in contatto, ma è molto difficile perché poi bisogna utilizzare comunque alcuni canali social che non tutti sanno utilizzare. Penso ad esempio al fatto che i catechisti non tutti sono in grado di utilizzare questi mezzi, e si fa quel che si può, ecco, si tiene al centro la relazione, si tiene al centro l'essenziale che è l'Eucaristia, e si cerca comunque di vivere, di condividere un clima di fraternità. Queste pagine permettono di riguardare con lucidità il vissuto di questi mesi. Le due comunità ora, pur con le restrizioni previste dai decreti della Presidenza del Consiglio, si sono preparate per vivere bene il cammino di Avvento. È con noi oggi Simona Orlandi, presidente dell'associazione Casabete Onlus. Il 25 novembre abbiamo ricordato la giornata mondiale della violenza, contro la violenza sulle donne. Casabete è un'opera segno che è nata nel 2000 insieme alla Mensa Menni, quindi un'attenzione alle donne fragili e un'attenzione agli ultimi che sappiamo aumentano sempre di più. Se può appunto raccontarci questi due volti, la Mensa Menni e Casa Betel. Sì, appunto come giustamente ha detto lei, Casa Betel è nata nel 2000, nell'anno del giubileo, del grande giubileo, un'opera segno fortemente voluta da Caritas diocesana con altre realtà ecclesiali. Appunto l'attenzione è stata focalizzata sugli ultimi della fila, da un lato Mensa Menni, la mensa dei poveri, intitolata appunto a Madre Eugenia Menni, dall'altro lato l'attenzione è stata focalizzata sulla situazione che si veniva a creare nell'ambito di alcune donne vittima di tratta, prostituzione e soprusi di questo tipo. Diciamo che Casa Betel ha avuto, o meglio i fondatori di questa realtà hanno avuto, sono stati lungimiranti perché sono riusciti a inquadrare soprattutto in questo secondo progetto una realtà che 20 anni fa non era così, tra virgolette, pubblicizzata come potrebbe essere oggi. Casa Betel è riuscita, 20 anni fa si parlava di appunto prostituzione, tratta. Oggi le emergenze che interessano le realtà femminili sono molteplici, sono cambiate anche per l'evolversi del tempo. E però Casa Betel anche oggi c'è sotto forme di vista diverse, diciamo, ma l'attenzione che ha nei confronti delle donne è come era 20 anni fa, si è evoluta, ma c'è anche oggi.
Il giardino della rinascita è il titolo del libro curato da Silvia De Marinis e Francesca Azzani, un libro che ripercorre i 20 anni di Casa Betel attraverso le storie di vita delle donne. Storie di vita che raccontano anche come è cambiato il modo di accogliere e di accompagnare le donne vittime di violenza. Casa Betel e i profili delle donne sono cambiate e anche Casa Betel è cambiata. Già solo nel nome, nel senso che la comunità che accoglieva queste donne, inizialmente una sorta di emergenza freddo femminile, come dicevamo prima, per accogliere queste donne derivanti dalla tratta, dalla violenza, dalla prostituzione, si è modificata questa cosa nel tempo. Il primo step è stato nel 2007-2008, quando da un'attenzione, da uno sguardo a quelle che erano le situazioni di alcune donne, ci si è resi conto che alcune figure femminili si trovavano in uno stato di disagio, di assoluta degradazione, diciamo, ma anche in una sorta di limbo, perché non riuscivano a trovare una collocazione, non riuscivano a trovare una risposta alle loro necessità sulla base di quelli che erano invece i servizi offerti in quel periodo. Ecco perché si è pensato di creare questo, fra virgolette, spazio di tregua da poter dare a queste donne. Una cosa un po' diversa rispetto a quello che c'era in quel periodo. Spazio di tregua, e per fare ciò anche la comunità, la Casa Betel, che un tempo Casa Betel aveva lo stesso nome dell'associazione, è diventata comunità di vita. Comunità proprio perché tutte queste donne avevano qualcosa in comune da mettere insieme l'un l'altro. Dall'altro lato di vita, proprio perché questa comunità voleva essere innanzitutto un osannare alla vita, appunto, e quindi dare la possibilità a queste donne di poter rinascere, di poter rigenerarsi, di poter riscattarsi e trovare un nuovo spazio all'interno della società. Quindi in questo Casa Betel è intervenuta e si è modificata. Sono passati alcuni anni dal 2008, però ancora oggi Casa Betel ha questa attenzione grazie agli operatori qualificati che ha, ai percorsi che vengono fatti ad hoc per ciascuna donna, vengono create dei percorsi, dei progetti educativi, facendo anche riferimento al teatro, alla danza, ad aspetti molteplici che possono interessare queste figure e appunto credere nel loro riscatto. Praticamente la comunità lì era diventata Casa Betel, è diventata comunità di vita perché era come un grembo materno, se vogliamo, dava questa rinascita a queste donne. È appunto il giardino della rinascita. In questa prima domenica di avvento il ricavato della giornata del pane va proprio a favore delle iniziative di Casa Betel. Abbiamo parlato di operatori qualificati, accogliere, ascoltare, accompagnare. Oltre agli operatori qualificati abbiamo anche una nutrita schiera di volontari e di enti con i quali collaborate. Assolutamente, assolutamente sì. Appunto molte sono le figure che si interfacciano con la nostra realtà, abbiamo detto operatori qualificati, ma assolutamente numerosi volontari. Volontari che dedicano il loro tempo, le loro energie, ci mettono a disposizione l'anima e in assoluta gratuità, perché appunto la parola stessa sono volontari. E questo non soltanto nell'ambito della comunità, ma nell'ambito proprio di tutta l'associazione. Posso dire che Casa Betel ha quasi 200 volontari che ruotano attorno ai vari servizi. Nel periodo del lockdown, della prima fase, purtroppo i servizi sono continuati, ma abbiamo dovuto lasciare a casa i volontari proprio per tutelarli maggiormente. E però questi chiamavano tutti i giorni, volevano sapere se potevano comunque intervenire, se potevano dare una mano, e questa cosa ci rende veramente fieri. E diciamo che in questi 20 anni Casa Betel non sarebbe arrivata dov'è se non ci fosse il loro ausilio. E questo, anzi, colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno collaborato in questo periodo. Casa Betel e la Mensa Menni sono due opere segno dell'associazione Casa Betel. Quali sono le altre opere segno? Allora, le altre opere segno sono l'emergenza freddo femminile intitolata Sorella Lucia Ripamonti,
Diciamo che in realtà, come abbiamo anticipato prima, proprio la comunità inizialmente era nata come emergenza freddo, quindi come emergenza freddo femminile. Quindi quest'opera, diciamo, è partita già nel 2000, ma continuiamo a portarla avanti ogni anno quando si presentano i mesi più freddi dell'anno. Quindi più o meno da novembre ad aprile quest'opera segno parte e dà la possibilità a donne, perché appunto emergenza freddo femminile, donne che si trovano in stato di disagio, non hanno una casa, non hanno un tetto, di poter così beneficiare di un pasto caldo la sera, un letto caldo. Un'altra opera segno è il rifugio Caritas e l'Ovolse in fasce. Anche questo è voluto grazie appunto all'intervento di Caritas Diocesana, gestito appunto dalla nostra associazione. In questo caso è un'emergenza freddo maschile, anche qui nei mesi più freddi dell'anno dà questo spazio, diciamo, a questi uomini che si trovano appunto senza un'abitazione, senza una casa, senza un tetto. Voglio aggiungere che in questo periodo di lockdown, di emergenza sanitaria, questo servizio si è ulteriormente implementato grazie anche alla collaborazione con KEMAI Cooperativa Sociale, che è un'altra realtà collegata a Caritas Diocesana. In questo periodo questo servizio, che prima era soltanto notturno e diciamo così stagionale, legato alla stagione, è diventato H24 e ha abbracciato tutti i mesi dell'anno. Con la presidente Simona Orlandia, presidente dell'associazione Casa Abita e Onlus, abbiamo presentato un braccio operativo di Caritas Diocesana. Ringraziamo la presidente ed ora è il momento degli appuntamenti. Lunedì 30 novembre alle ore 20 a Rovato il Vescovo presiede la Santa Messa per la festa patronale nella chiesa parrocchiale. Mercoledì 2 dicembre alle ore 17.30 a Mazzano il Vescovo visita un luogo di lavoro, una visita simbolica nei luoghi di lavoro colpiti dall'emergenza sanitaria. In questa giornata visiterà una pizzeria-ristorante. Mercoledì 2 dicembre alle ore 20.30 in diretta dal seminario la Lectio Divina curata dal Vescovo Pierantonio. La trasmetteremo sulla nostra pagina Facebook e sul canale YouTube del Seminario Diocesano. Lunedì 7 dicembre alle 20.30 in diretta sul canale YouTube dell'Azione Cattolica la festa dell'adesione. Continuate a seguirci sui nostri canali social, su Facebook, su YouTube e su Instagram. Iniziamo il cammino d'avvento, lo iniziamo proponendo una citazione di Carlo Collodi. Nelle avventure di Pinocchio si incontrano il cane Alidoro e il burattino creato da Geppetto. Pinocchio salva Alidoro e Alidoro poi salva Pinocchio. E alla domanda del perché l'avesse fatto, il cane risponde con una massima, un invito che vale per tutti. In questo mondo bisogna tutti aiutarsi l'un l'altro. Grazie di essere stati con noi e appuntamento alla prossima settimana. Leonardo Gatti Restauro, studio e laboratorio specializzato nel restauro e nella conservazione dei beni artistici e delle superfici architettoniche, riconosciuto dalle soprintendenze del territorio nazionale. Da oltre 30 anni ci distinguiamo per la serietà, la professionalità e la qualità del lavoro svolto. Per qualsiasi informazione, preventiva o consulenza, potete contattarci telefonicamente o attraverso il nostro sito internet www.leonardogattirestauro.it.